In campo femminile, visto il successo degli uomini, un'altra portacolori dell'esercito. Elisa Brochard vince con notevole vantaggio la prova, staccando di oltre 10 minuti Deborah Roncari dei Carabinieri e con al terzo posto Eugenia Bicciugova del Team Hartmann. La manifestazione, inserita con entrambe le gare nel circuito Master Tour, ha visto in classico la vittoria assoluta di tappa per il già citato terzo classificato assoluto, ovvero Andrea Colamarino dell'Unione Sportiva Pesco Costanzo, che si è aggiudicato anche la categoria Uomini 1. Nelle altre, vittoria per Francesco Merlini, senatore della Mille Grobbe, tra gli Uomini 2. Marco Cristani vince tra gli Uomini 3. Guido Masiero continua imperterrito a vincere la categoria Uomini 4 ed infine Roberto Martini vince tra gli Uomini 5. Tra le donne, vittoria per Roberta Tarter dell'Unione Sportiva Stella Alpina di Carano. La domenica, nella seconda tappa in tecnica libera, sembra che le cose non possano cambiare. Ed invece il tempo, inizialmente da neve, si mette in pioggia, complicando non poco le strategie di gara. Inoltre, la presenza di molti nuovi giovani atleti, iscritti solo per la prova skating, mettono inizialmente in dubbio il facile successo finale degli atleti valdostani. Ma dopo una lunga fuga di Giovanni Gullo delle Fiamme Gialle, che al giro di boa di metà gara sembra saldamente al comando, i ragazzi dell'esercito rimettono le cose in chiaro e riprendono nel finale di gara il fuggitivo, riuscendolo anche a staccare e garantendo al proprio team militare entrambi i gradini più alti del podio. Vittoria bis ancora per Daniel Jüll, che precede di poco Daniele Compagnoni, con al terzo posto un deluso Giovanni Gullo. Tra le donne, Sara Pellegrini riesce nell'intento di non far calare il poker all'esercito, vincendo come portacolori delle Fiamme Oro la gara davanti a Melissa Gorra dell'esercito appunto e Clara Bettega del Team Hartmann. Vittoria assoluta nella 31esima edizione della Mille Grobbe come combinata dei due giorni, neanche a dirlo per Daniel Jüll, meritato protagonista della manifestazione trentina, ed ennesimo successo da queste parti, tra le donne, per l'instancabile russa, oramai quasi italiana, Eugenia Bicciugova, autrice di un podio il sabato ed un sesto posto la domenica. In campo Master Tour, vittoria di tappa per la terza classificata in skating Clara Bettega, tra le donne, e conferme del giorno prima di 4 vincitori su 5 tra gli uomini, nonostante il cambio di stile. Negli uomini 5 vince Giuliano Secco e nelle altre categorie Andrea Colamarino, Francesco Merlini, Marco Cristani e Guido Masiero vissero il successo del classico, dimostrando di essere su tutti i più forti del weekend. Arrivederci alle prossime gare con il Festival del Classico, con venerdì 25 l'epica notturna della Moonlight e domenica 27 la Marcia Longa. A questo punto è davvero il momento di fare sul serio. Amici sportivi amanti dello sci nordico, benvenuti all'Alpe di Siusi. Ci troviamo qui per seguire la Moonlight Classic, gara di sci nordico davvero affascinante. Seguiteci e andiamo a vedere le immagini di questa gara. Thank you.
Venerdì scorso, in una serata davvero affascinante, soprattutto al chiaro di luna, si è disputata sulle abbondanti nevi dell'Alpe di Susi la Moonlight Classic, gara di sci nordico in tecnica classica, valida come prova del Gran Fondo Master Tour. Oltre 280 i concorrenti al via, i quali, forse per la troppa vicinanza con la marcia longa, hanno quasi tutti optato per il percorso short di 20 km, rispetto al più lungo ed impegnativo di 37. Molti gli atleti presenti di prima fascia, ma uno su tutti era il grande atteso che non ha assolutamente deluso, andando a vincere la prova lunga. Al secondo posto si è classificato il vincitore 2012 Giovanni Gullo delle Fiamme Gialle e con al terzo il bielorusso Alexei Ivanov. Siamo con Giorgio Di Centa, vincitore di questa edizione della Moonlight Classic. È stata una bella gara? Sì, veramente splendida, in un contesto unico. Era un po' di anni che volevo venire a farla, finalmente ci sono riuscito. Devo dire, sono pienamente soddisfatto e fra l'altro sono riuscito a vincere, è una grande soddisfazione, è sempre bello vincere. Ora si punta dritto dritto a Val di Fiemme 2013, cosa ti aspetti? Ma innanzitutto di fare un mondiale con calma e fatto bene alle mie possibilità, poi so che le medaglie sono quasi impossibili ma bisogna sempre crederci e sto lavorando bene, quindi anche questa gara fa parte diciamo delle tappe di avvicinamento e fra una settimana torneremo qui in Alpe di Susi per fare una settimana con la squadra nazionale, quindi pian piano ci avviciniamo, cerchiamo di fare del nostro meglio e sperare di avere un po' di fortuna e di fare buoni risultati ai mondiali. Anche in campo femminile c'era molta attesa di vedere a che punto è la condizione in previsione mondiale dell'altra atleta azzurra in gara, e cioè Virginia De Martin Topranin, che ha vinto senza grossi problemi, precedendo sul traguardo il duo ceco Morokova e Stursova. Nella prova sui 20 km, vittoria in campo maschile, con giallo finale prontamente chiarito dal comitato organizzatore. Morris Galli, partito per gareggiare sui 37 km, ha poi all'ultimo optato per la gara corta, senza considerare che non era previsto dal regolamento e che il pettorale con il numero oltre i 500 chiariva per gli atleti in gara su chi correre e chi no. Così Eugenio Bianchi, secondo lo sprint, si è ritrovato meritatamente vincitore tra gli uomini ed Elisa Caslatter, dello sci club Gardena Saslong, tra le donne. Vince in campo Master Tour la classifica assoluta Marco Cristani del GSA Asiago, nono al traguardo, e anche in categoria Uomini 3. Nelle altre categorie vincono Gerald Burger tra gli Uomini 1, Fabrizio Casati tra gli Uomini 2, Guido Masiero tra gli Uomini 4 e Roberto Martini tra gli Uomini 5. Tra le donne, vittoria per Chiara Novelli, che vince con il suo quinto posto assoluto. Siamo all'arrivo della Moonlight Classic con il presidente del comitato organizzatore Robert Santer. Chiediamo subito, penso che siate orgogliosi di questo pubblico e di questa gara e di questi partecipanti, davvero affascinante, veramente un posto magnifico. Noi speriamo sempre di fare una bella gara, la gara che dipende da tanti fattori. Quest'anno abbiamo avuto tanta fortuna perché fa un po' freddo, ma la luna non ci ha tradita. Per il 2014 abbiamo già una data, che è quella del 16 di gennaio, di giovedì, quindi ci aspetteremo sicuramente tanta gente in più che partecipa a questa gara, perché tutti vogliono venire, perché questo posto è davvero veramente splendido. Ma se la gente viene qui per fare la gara, noi cercheremo di farla, ma noi con 300 e qua e rotti siamo contenti.
Parla ancora Scandinavo, la 40esima edizione della marcia longa di Fiemme e Fassa. Successo infatti tra gli uomini, come già in altre tre occasioni, da quando nel 2003 la marcia longa è divenuta gara in classico per Jorgen Okland, con al secondo posto il ceco Stanislav Rezac, al terzo podio negli ultimi tre anni e con al terzo posto il fratello del vincitore Anders Okland. Ma tutto questo è già cronaca e quindi a questo punto è d'obbligo soffermarsi su alcuni numeri e statistiche che riassumono in modo chiaro le 11 edizioni in classico della gara, considerata da alcuni giornalisti norvegesi la più bella e affascinante al mondo, forse anche perché la Vasa è in territorio svedese. Quattro classificati di quest'ultima edizione sono tutti nati negli anni 70, con il vincitore verso i 38 anni, con il secondo che ne compirà 40 ed il terzo 41. Si può senza dubbio sostenere che la marcia longa è gara per longevi ed esperti. Inoltre i numeri dicono che su 33 podi totali maschili la Oakland Family se ne ha aggiudicati ben 14, di cui più della metà di sole vittorie con ben 6 successi. Unico a tenere il ritmo infernale dei due brothers norvegesi è stato lo svedese Jerry Harling, negli ultimi due anni sempre fuori dal podio, ma ben vincitore di 3 edizioni. Il computo totale dice 6 vittorie a Norvegia, 4 Svezia ed una alla Repubblica Ceca, con l'Italia che porta a casa solo 4 podi, ma nessuna vittoria. I numeri raccontano così come l'assoluto dominio scandinavo nasca da molto, molto lontano e che non possa essere interrotto dalla mattina alla sera senza programmazione, senza storia, senza tradizione. Tornando alla gara, tra le donne, vittoria un po' sorpresa, ma con un vantaggio ampio di quasi 2 minuti, della svizzera Seraina Bonner, davanti alla norvegese Laila Kveil e dalla russa Tatiana Zhambaeva. Fuori dal podio le due attese svedesi, Jerry Hansson e Susanne Nyström, seconda e prima nel 2012. In campo Master Tour, vittoria assoluta e tra gli uomini due, per Rainer Kargruber, 49esimo al traguardo, del team Hartmann. Simone Bosin, dello stesso team, vince in categoria uomini 1 con il suo 53esimo posto. Marco Crestani vince in categoria uomini 3 classificandosi 74esimo. Sergio Dal Piaz vince tra gli uomini 4 ed infine tra gli uomini 5 vince Luigi Sebben con il suo 602esimo posto. Tra le donne, vittoria per Carolina Tiraboschi dello Ski Club Leffe, classificatasi al 12° posto assoluto. L'inverno degli sci stretti continua e si tuffa ora in febbraio con moltissimi appuntamenti, a cominciare dal prossimo weekend con la Dobbiaco Cortina, non inserita nel circuito Master Tour, ma senza dimenticare, ma sarebbe pressoché impossibile, che ci stiamo avvicinando al momento clou della stagione, con il doppio appuntamento mondiale in Italia. Master ad Asiago e assoluti in Val di Fiemme, per non farci mancare proprio nulla. Amici e amiche, atleti e atlete che seguono il Master Tour, siamo in Val di Visse. Fra poco partirà la 23esima Gran Fondo della Val di Visse, una giornata stupenda ma molto fresca.
oltre 300 atleti partiranno per sfidare il grande freddo. Siamo ad oltre meno 20 gradi, speriamo che si riscaldino durante la gara. Seguiteci e ne vedrete di belle. Domenica scorsa, 10 febbraio, si è disputata in Val di Vizze la Gran Fondo di sci nordico omonima, valida come prova del circuito Master Tour in Skating. In condizioni davvero al limite del praticabile, perché la temperatura registrata prima del via superava non di poco i 20 gradi sotto lo zero, con punte fino a 27 in cima alla valle. Questo è stata la causa principale di rinuncia al via per molti prima e di ritiro poi in gara, causa congelamenti e problematiche varie dovute al gran freddo. La prova di 30 km ha preso il via regolarmente alle ore 10 con oltre 250 atleti iscritti, grazie anche all'eccezionale sinergia con la Comelgo Loppet, partecipando alla quale si aveva l'iscrizione gratuita a questa affascinante gran fondo altoatesina. La gara maschile ha visto fin da subito formarsi un quartetto di uomini al comando, due del team Rossignol e due del team Hartmann, che dopo una decina di chilometri si sono dovuti arrendere all'evidente superiorità dei primi due, che facendo gioco di squadra sono riusciti ad arrivare soli al traguardo senza grandi preoccupazioni. Vittoria finale, decisa dai giudici, per Bruno De Bertolis, che visse successo nel 2012, e secondo posto per Roberto De Zolt, già vincitore nel 2011. Al terzo posto Dario Giovine del team Hartmann, che nel finale riesce a staccare il compagno di fuga e di team Rainer Kargruber. In questo momento è terminata la 23esima della Val Casies. Chi doveva vincere? Il team Rossignol. Diciamo che hanno fatto una gara assieme, hanno giocato fra loro due e hanno staccato, diciamo, gli avversari del team Hartmann. Dimmi, Bruno, com'è andata oggi? Hai detto te, 23esima edizione, meno 23, quindi oggi è il numero 23 che la fa da padrone. No, niente, io De Zolt, il compagno Roberto, abbiamo cercato subito di fare un ritmo sostenuto per fare un po' la gara già dura dall'inizio. E abbiamo visto che abbiamo preso subito vantaggio, quindi abbiamo tenuto il piede sull'acceleratore per una decina di chilometri per poi gestire la gara davanti non con tranquillità di sicuro, perché una gara non è mai tranquilla, però gestendo un po' la situazione. Un buon team, diciamo, fra voi due, un buon affiatamento, ed è andata bene nonostante il meno 23 gradi. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare diciamo anche il team che ci supporta su tutto quanto, dal materiale allo ski man e a tutto quello che è di contorno. Assolutamente una vittoria in esequo meritata per tutti e due, perché alla fine ce la siamo meritata, abbiamo fatto la gara insieme e il risultato lo conferma. In campo femminile storia diversa, perché fin dai chilometri iniziali la russa del team Hartmann, Eugenia Biciugova, controlla la gara facilmente, ma nel tratto più freddo del percorso soffre oltremodo il freddo, perdendo poco a poco il vantaggio acquisito sulle inseguitrici. Deve così accontentarsi di salire sul gradino più basso del podio, perché preceduta dalla grande rimonta delle rivali. Vince infatti la prova l'altoatesina Valentina Danese, dalla SV Gossensas, che precede di un minuto Lisanne Zago. Siamo con la vincitrice della 23esima della Val di Vizze. È un'altra tesina quest'anno, hai battuto la russa Eugenia Biciugova. Per te com'è andata oggi? Sono molto soddisfatta, perché anche la prima gara di fondo che faccio quest'anno. Sono partita un po' male, ero seconda, un minuto e mezzo dietro all'Eugenia,
Poi la salita, a me piacciono le salite, vado bene in salita, sono riuscita a recuperarla e poi l'ho superata alla fine della salita e poi c'era la Lisanne Zago, dietro a me ho dovuto dare tutto fino alla fine perché se no mi riprendeva lei. In campo Master Tour, vittoria assoluta ed in categoria uomini 2 per Roberto Ponte de Zolt. Nelle altre categorie, vittorie rispettivamente per Dario Giovine tra gli uomini 1, Marcello Della Dio tra gli uomini 3, Guido Masiero tra gli uomini 4 ed infine Giuliano Secco tra gli uomini 5. Neanche a dirlo, la vincitrice assoluta Valentina Danese si aggiudica anche la classifica femminile del Master Tour. Arrivederci alle prossime gare, con la due giorni in Val Casiesa ormai alle porte, la Marcia Bianca a fine mese e la Val Ridanna a chiudere il programma Master la prima domenica di marzo. Sabato 16 e domenica 17 febbraio si è disputata sulle splendide nevi della Valle di Casies, in Alto Adige, la 30ª edizione della principessa delle gare nostrane, la Gzisertallauf. Nei due giorni di manifestazione, tra la prova del sabato in classico, le prove per i più giovani nella stessa giornata e la gara regina della domenica in skating, si sono cimentati poco meno di 2000 atleti, che nel caso degli adulti, su due distanze storiche di 30 e 42 km. La prova del sabato ha visto un copione quasi scritto, con un folto gruppo di testa andarsene fin dal via e rimanere compatto fino in prossimità del bivio per la scelta del percorso. Nell'arrivo sui 30 km, vittoria prestigiosa in volata per il tedesco Jens Filbrich, specialista nel classico, a precedere di poco il ceco Jiří Rokarek e l'austriaco Michael Eberharter. Sul percorso dei 42 km storia leggermente diversa, perché Bruno De Bertolis, lungo la dura salita verso Santa Maddalena, riesce nell'intento di lasciare la compagnia di due portacolori dell'esercito e si presenta da solo sotto lo striscione d'arrivo. Vittoria dunque per l'atleta del team Rossignol, che precede Simone Paredi e Sergio Bonaldi. In campo femminile, curioso il podio nella gara corta, che è la fotocopia a livello di nazionalità di quello degli uomini, con vittoria per la nazionale tedesca Jessica Müller, davanti alla ceca Clara Morovkova e con al terzo posto l'austriaca Andrea Reitmeier. Nella gara sulla distanza lunga, la vittoria arriva quasi inaspettata per la russa dell'Hartmann, Eugenia Biciugova, che precede Roberta Tarter e la tedesca Renate Föstner. Con questo successo, il decimo in Val Casies tra tutte le distanze e gli stili, diventa così la più vincente di sempre davanti a Maria Canis Bonaldi, ferma a quota 9 successi. È bellissima gara, ma anche dura gara. L'anno scorso non ha fatto e quest'anno ho detto mi provo a fare di nuovo e sinceramente non pensavo che vinco. Poi partenza, ha fatto bruttissima partenza perché appena siamo partiti qualcuno che mi è saltato sopra sci, allora
sono caduta, ho detto, zio, adesso tutti sopra me. E ho perso tantissimo perché era dietro di tutti, donne. Dopo piano piano ho cominciato a prendere e dopo è andato bene. In classifica Master Tour, in gara sul tracciato lungo, vittoria tra le donne per Roberta Tarter. Tra gli uomini, successo assoluto per Simone Bosin, che si aggiudica anche la categoria Uomini 1. Reinhard Karl Gruber vince in categoria Uomini 2, Mariano Covi nella categoria Uomini 3, Silvano Berlanda tra gli Uomini 4 ed infine Luigi Sebben si pone tra gli Uomini 5. Nella prova regina della domenica, visto i valori in campo, il pronostico cade quasi obbligatorio sul vincitore della passata edizione, Roland Clara, anche in virtù di una preparazione, presumibilmente al top, in vista dei mondiali in Val di Fiemme. L'Alto Atesino non si fa così pregare e lascia la compagnia di Zorzi nel tratto in salita e si presenta al traguardo in solitaria. Secondo posto per Christian Zorzi e dal terzo il ceco, già a podio in classico, Jiří Rokarek. Anche tra le donne la vittoria è una facile cavalcata verso il traguardo finale per la forestale Antonella Confortola, che precede la tedesca Jessica Müller e la ceca Klára Morovková, già prima e seconda in classico nella gara corta. Un'altra vittoria qui ed è sempre bello. Penso sia la terza consecutiva e gli altri anni mi ha portato bene. Quindi spero sia l'inizio di un periodo un po' più fortunato. Sinora ho avuto un po' di problemini e adesso mi sembra di star meglio. Prossima settimana vado in America per la Fish Marathon Cup e speriamo di far bene anche lì. Nella prova sui 30 km, vittoria in volata per Simone Paredi su Eugenio Bianchi. E con al terzo posto l'austriaco Norbert Gunner, più staccato. Infine, in campo femminile, successo per la beniamina di casa Barbara Felderer, a precedere Eugenia Bicigova e dal terzo posto Lisanne Zago. Tra gli uomini, in categoria Master Tour, vittoria assoluta per Roberto De Zolt, sesto al traguardo, e vincitore anche tra gli uomini 2. Nelle altre categorie, vittoria per Manuel Dacol, dello Sci Club Cibiana tra gli uomini 1. Martin Bergmeister vince tra gli uomini 3, Francesco Mink tra gli uomini 4 ed infine Christian Hofer del Santal tra gli uomini 5. Arrivederci per la penultima prova del Gran Fondo Master Tour a Marcesina Enego per la Marcia Bianca. Domenica scorsa, in una giornata molto complicata, causa una forte nevicata dalla sera prima ed il maltempo del primo mattino sino a poco dalla partenza, si è disputata nell'affascinante piana di Marcesina Enego la 41esima edizione della Marcia Bianca, gara di sci di fondo in tecnica libera su un percorso ridotto per l'occasione a 25 km. Sono stati oltre 170 gli audaci atleti che hanno sfidato il tempo scrivendo l'ennesima pagina storica della Gran Fondo Veneta. Partenza alle ore 10 in punto e subito, nella gara maschile, si è formato un terzetto di testa composto da Sergio Rigoni, Christian Zorzi ed Eugenio Bianchi. I tre hanno fatto gara a sé per buona parte della prova, con oltre 2 minuti sulla coppia composta da Roberto De Zolt e Riccardo Mick.
fasi finali di gara, il portacolori delle Fiamme Gialle, campione olimpico e mondiale nel recente passato, ha poi allungato giungendo in solitaria al traguardo e mettendo così al collo la corona del vincitore.